Avvocato Iacona, la Camera Penale prende posizione anche sulla ripartenza. I processi penali sono stati quelli che sono partiti per prima, sono ripartiti per prima, alcuni non si sono neanche fermati perché c'è la presenza dei detenuti. Eppure, nonostante tutto, avete tanto da dire rispetto ad una ripartenza organica che, da quello che ho sentito dalle sue parole, pare non ci sia stata. C'è stata una ripartenza graduale. Noi a Caltanissetta abbiamo tutto sommato goduto di un'accezione positiva perché l'opera svolta dalla Presidente Vagliasindi è stata assolutamente meritoria e tesa a fermare il meno possibile l'attività e a farla ripartire nelle condizioni di sicurezza il più presto possibile. Noi soprattutto guardiamo alle grandi battaglie in campo nazionale e speriamo che la ripartenza coincida con l'affermazione di alcuni principi che vediamo fortemente messi in discussione. Abbiamo tutti sotto gli occhi il pericolo che ha corso la libertà dei cittadini col tentativo di demotizzare i processi penali. Credo che siamo riusciti ad evitarlo, questo pericolo. Adesso ci sono altre battaglie all'orizzonte, come quella della separazione delle carriere, che tra qualche giorno sarà discussa in Parlamento, e come quella di una riforma organica e seria della giustizia. Ricordando che questo non è un obiettivo degli avvocati, ma è un obiettivo dei cittadini, perché abbiamo avuto la triste consapevolezza, la prova di quello che tanti di noi sospettavano in questo periodo, cioè del fatto che molte cose non hanno funzionato per il verso giusto nella giustizia italiana e questo non si ripercuote tanto soltanto nei processi, ma si ripercuote anche sull'esercizio della sovranità popolare, perché abbiamo avuto la notizia di una giustizia che è stata usata anche per scopi politici.